Mi presenterai ai giovani, zio. Ma mi presenterei volentieri come quello che Gnudi accettò come collaboratore anno 1953, salariato permanente, si chiamavano così allora, non salariato transitorio, salariato permanente, e che accettai ben volentieri questo, che era un modo per entrare dentro un'educazione quotidiana della cultura e di questa specifica cultura in cammino, con molte speranze. Poi in fondo anche questi pensieri dei quali abbiamo parlato e parleremo sono poi tutti frutto di un desiderio di muoversi dal vecchio mondo che aveva toccato i grandi risultati settecentesco, com'è questo, la Pinacoteca, il museo, l'educazione, le chiese che ti affidano il loro patrimonio al di là del culto e della religione. Cioè, i musei sono un'invenzione che la Chiesa fa straordinaria contro ogni sua, apparentemente contro ogni suo interesse, questo di spogliarsi delle grandi entità che ha creato. Beh, e poter camminare da questi raggiungimenti storici, proprio da loro, in questo modo, verso delle altre capacità che attraverso la sperimentazione esprimono novità di idee, novità anche di mezzi, anche se sembrano così difficili, politiche continuative e promozionali, e cioè buttano sul terreno, sul tavolo, meglio ancora, una continuità di spinte propulsive dietro le quali la cultura può camminare, può tentare di camminare, ma senza le quali non c'è cultura che tenga. Ecco, sì, devo dire che è arrivato a una discreta quantità di anni questo luogo che fu di sperimentazione allora, continua a ispirarmi ancora oggi. Oggi però il tema è più difficile, perché dal museo siamo passati all'ambiente, e l'ambiente è una gara più dura ancora.